L'Italia blocca il cibo sintetico. Il governo Meloni ha infatti deciso di proibire in Italia la produzione e la commercializzazione del cibo in provetta, una decisione alla quale segue il plauso di Coldiretti, nei mesi scorsi impegnati in una raccolta firme contro gli alimenti in laboratorio. Ringraziamo l'esecutivo perché insomma, l'impegno da parte di Coldiretti è stato importante e per noi era una battaglia di civiltà e infatti i cittadini hanno risposto, cittadini italiani, l'87% è contrario al cibo fatto in provetta, quindi al latte, al pesce, alla carne realizzata in laboratorio, e non a caso siamo riusciti a raccogliere ben 500.000 di firme, 30.000 in Emilia Romagna e circa 5.000 nella nostra provincia di Ravenna, a sostegno appunto di questa battaglia contro il cibo sintetico, perché ne va del futuro del patrimonio agroalimentare italiano, che tutto il mondo ci invidia e quindi che deve essere difeso. Quindi ben venga questo disegno di legge che vieta appunto produzione, commercializzazione, importazione del cibo sintetico.